Buongiorno, allora sì, siamo in Piazza Unità, una piazza sostanzialmente deserta davanti alla prefettura. Tra poco ci raggiungerà il prefetto Valerio Valenti per dire che da oggi e per almeno 14 giorni fino a domenica 28 marzo il Friuli Venezia Giulia, come metà Italia, è in zona rossa e poi ci sarà il lockdown nazionale nel Ponte di Pasqua dal 3 al 5 di aprile. Se la curva dei contagi in regione, contagi che sono triplicati in un mese, non subirà un'inversione, è probabile che resteremo in zona rossa fino al 6 di aprile. Stamane c'è stato qui in prefettura un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, appunto con il prefetto Valerio Valenti che è qui con noi. Dunque, prefetto, grazie, e subito le chiediamo, si può uscire solo con autocertificazione? Quali sono appunto le regole, partendo da questo? Le regole sono che l'autocertificazione è necessaria ed è abilita a circolare solo per i casi espressamente previsti dalle disposizioni, cioè per motivi di salute, per motivi di lavoro o per motivi di estrema necessità. In questo senso stamattina il Comitato ha definito un piano di controlli che dovrà in qualche modo cercare di cogliere l'obiettivo di evitare che ci sia un abuso rispetto a queste fattispecie e che i cittadini si muovano così come è previsto. Si diceva, lo sapete, anche scuole tutte chiuse, anche università, didattica a distanza, sono chiusi anche i servizi essenziali per la persona, parrucchieri, barbieri, centri estetici, chiuse anche piscine, ma ci sono ancora degli interrogativi. Ricordo che le FAQ con le domande possono essere viste sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Prefetto, ci si può spostare verso le seconde case? Quali sono le novità? Beh, sul concetto di seconde case è stato detto molto. Io vorrei ricordare che non è previsto uno spostamento verso le seconde case, intendendosi per le seconde case una casa di villeggiatura. È previsto il rientro verso la seconda casa. Quando c'è stato il lockdown precedente è stato immaginato, ed è successo, che molti ragazzi, studenti, persone sono rimasti bloccati per esempio nei luoghi di lavoro, presso l'università, e non hanno potuto fare rientro in quel momento. Quindi questo concetto di rientro verso la seconda casa è da intendersi in questo senso, quindi è assolutamente non solo evitato ma sconsigliato che si vada a fine settimana in montagna o da qualche altra parte. Le norme vanno interpretate in senso assolutamente restrittivo. Allora, è sostanzialmente un lockdown più che una zona rossa. E si diceva, un'altra domanda molto frequente è quella dell'attività, attività fisica e attività motoria. Sì, si distinguono due aspetti, l'attività motoria, che è quella che si effettua passeggiando, camminando, e che è possibile svolgere solo sotto casa. Noi abbiamo definito un raggio grosso modo di 500 metri, adesso nessuno avrà il righello a misurare, ma insomma il concetto è quello di non allontanarsi dall'abitazione. Per quanto riguarda l'attività invece sportiva, running, nordic walking o bicicletta, è possibile svolgerla anche ovviamente allontanandosi dall'abitazione e rimanendo possibilmente nel proprio comune. Allora ringraziamo il prefetto di Trieste, Valerio Valenti. Ricordiamo che sono stati rafforzati tutti i controlli, abbiamo visto qua proprio in Piazza Unità una pattuglia della polizia. Vi ridiamo la linea.